sei il più grande. È questo che ci insegna Wallace D. Wattles, che per me è il più grande, che io considero il mio più grande maestro del nuovo pensiero, insieme a Charles Hanel. Ma Wattles è qualcosa di più per me. È veramente un grande, perché veramente la sua vita, grazie alla sua indistruttibile motivazione, perseveranza, al suo indistruttibile esempio di fede, per me è veramente una ispirazione quotidiana, e a lui va sempre la mia infinita, incondizionata gratitudine. Wallace D. Wattles è stato per me forse il primo che mi ha fatto capire con le sue parole che sì, che anch'io potevo, posso essere grande, posso aspirare a grandi risultati e posso dire di essere il più grande verso me stesso, perché ho cercato con tutto me stesso di realizzare il mio ideale più grande. Ed è questa lezione che oggi vorrei condividere con te, concentrandomi in particolare su una delle basi essenziali della costruzione della propria realtà: il corretto atteggiamento mentale. L'atteggiamento costruttivo. Ti ho mostrato fin qui l'importanza del linguaggio e del discorso costruttivo. Ora devo dimostrarti quanto l'atteggiamento costruttivo della mente e del corpo sia altrettanto importante. L'atteggiamento esteriore è infatti deciso dall'atteggiamento interiore, e l'atteggiamento degli altri nei tuoi confronti è deciso in gran parte, e sopra ogni altra cosa, dal tuo atteggiamento esteriore. Se stai cercando di manifestare ricchezza e potere, ti presenterai in modo esteriore, comunicando povertà e debolezza? Qual è il tuo atteggiamento mentale? È quello della paura e della cautela, o del coraggio e della fiducia? Quando ti trovi in mano 200 dollari, ti aggrappi a essi come se fossero l'ultima somma di denaro che mai riceverai e sarai in ansia ogni volta che li spendi per paura di perderli? È questo l'atteggiamento esteriore coerente per una persona che vuole affermare: tutte le cose sono mie. Di tutte le cose che devi utilizzare ora o acquistare ora, sii sicuro di ottenere la migliore. Non comprare mai vestiti a buon mercato o beni di seconda mano, se facendolo hai in testa l'obiettivo di non perdere il tuo denaro. Non fare mai affari con in testa l'idea di risparmiare denaro. Questo non significa naturalmente che devi dilapidare il tuo denaro, buttarlo via o non cercare di fare i migliori affari possibili acquistando al meglio, gestendo al meglio il tuo denaro e vendendo al meglio. Non significa cioè non essere accorto e intelligente nel tuo lavoro. Significa però non cercare a tutti i costi quello che è a buon mercato. Cercare esclusivamente ciò che è a buon mercato e più economico significa infatti avere paura. Ed esprime il timore che si può diventare poveri se si acquista ciò che è buono e che è venduto a un prezzo equo. Tu non puoi permetterti di porti in un atteggiamento di paura di ottenere il meglio, di considerarti parte della classe di coloro che non possono permettersi il meglio. Non spendere soldi per ostentazione, ma ricerca e ottieni sempre il meglio per te come qualità di prodotto e di servizio. Quando acquisti un paio di scarpe o un indumento, non andare subito a cercare tra le cose a buon mercato. Chiedi che ti sia mostrato il meglio che viene venduto. E se non hai abbastanza soldi per acquistare il vestito migliore, acquista il miglior vestito che puoi permetterti, con la certezza che in quel momento il vestito che stai comprando è il meglio per te.
che stai acquistando il meglio per te in quel momento. Mai formarti un'immagine mentale di te stesso come di una persona vestita male, con vestiti di seconda mano o di scarso valore. Se ti formerai questa immagine mentale, sarà esattamente l'aspetto che comunicherai esternamente agli altri. Quando vai a comprare generi alimentari, non economizzare acquistando alimenti di seconda classe. Se desideri acquistare un buon filetto o della buona carne di manzo e hai a sufficienza i soldi necessari, non comprare il fegato per risparmiare 20 centesimi o un quarto di dollaro e mettere via il denaro per le situazioni di emergenza. Compra invece il filetto o la carne di manzo e sentiti perfettamente sicuro che se arriverà una situazione di emergenza, tu avrai sicuramente tutti i mezzi necessari per affrontarla e risolverla. Se vuoi entrare nell'abbondanza, è necessario che tu esca dall'atteggiamento di paura e di cautela. Come ha detto Ingersoll, se hai un dollaro da spendere, spendilo come se fosse una foglia appassita e tu fossi il proprietario di innumerevoli foreste. Preferisco essere un mendicante e spendere i miei soldi come un re, piuttosto che essere un re e spendere i miei soldi come un mendicante. Questo è scientifico. Fino a quando spenderai i tuoi soldi come un mendicante, non sarai mai in grado di comandare il tuo ambiente come un re. La regalità non va d'accordo con l'atteggiamento da pezzente della mente, né con pratiche da miserabile. Assumi l'atteggiamento regale. Indossa il meglio che hai e mangia il meglio che puoi. Non comprare mobili a buon mercato per la tua casa. Se hai bisogno di mobili per un centinaio di dollari per la tua casa e hai solo 50 dollari, non andare in un negozio di seconda mano a comprare merci a basso costo. Scopri qual è il meglio che puoi avere con i tuoi 50 dollari. Abbi fiducia e credi profondamente che gli altri 50 stanno arrivando. Arriveranno. È meglio avere in casa un buon quadro che tre o quattro croste. Meglio avere un Davenport in una stanza che riempire la stanza di mobili a buon mercato o possedere un intero mobilio da 50 dollari. Se inizi a spendere i tuoi 50 dollari per un Davenport, stai certo che arriveranno altri mobili della stessa qualità. Ma se arrederai la tua casa con mobili di bassa qualità per un prezzo complessivo di 50 dollari, allora tutti i tuoi pensieri resteranno su quel livello e su quel livello continuerai a vivere. Scopri il meglio, ottieni il meglio e abbi sempre fiducia che sarai in grado di ottenere tutto ciò che ti serve. Se indossi il meglio, mangi il meglio e hai il meglio per la tua casa, ciò ti pone nel giusto atteggiamento mentale. Vedi te stesso come una persona che ha il meglio perché è il meglio. E il meglio di te e per te giungerà alla superficie. Avrai e manterrai l'atteggiamento mentale di fede, fiducia, potere. E il tuo successo sarà assicurato. Potrai prendere in mano il tuo lavoro con potere cosciente e il tuo lavoro sarà ben fatto. Tu sarai il migliore e a causa della legge dell'azione e della reazione, il meglio giungerà a te. D'altro canto, se indossi vestiti di seconda mano, mangi cibi a basso costo e ti circondi di cose a buon mercato per risparmiare, metterai te stesso nell'atteggiamento mentale di continua penuria ed inferiorità. Penserai a te stesso sempre in relazione alle cose a buon mercato e inferiori, e facendo così vedrai te stesso come una persona a basso costo e inferiore. Il basso costo e l'inferiore che è dentro di te saranno portati in superficie, e tu non esprimerai né otterrai mai il tuo meglio. Sarai incapace di esercitare il tuo vero potere e a causa della legge di azione e reazione
le cose a basso costo e di qualità inferiore continueranno costantemente a muoversi verso di te. Prendi il meglio di tutto e sbarazzati dell'idea di essere stravagante. Il meglio non è mai troppo. Lasciami precisare per non essere frainteso. Non sto parlando di ostentazione. Ciò che è migliore non significa necessariamente più appariscente. Scegliere ciò che è migliore significa scegliere ciò che per te è indice di vivere sul piano dei migliori, tra i migliori. Tu vuoi vivere sul piano migliore, tra i migliori, ma non puoi in nessun modo ostentare o pubblicizzare te stesso come il migliore. Non puoi sbandierare a destra e a manca il fatto che tu sei migliore, come se tu fossi un eletto superiore agli altri e volessi dimostrare che gli altri non sono in grado di essere i migliori esattamente come lo sei tu. Ottieni il meglio, ma evita con cura ciò che Elbert Hubbard ha brillantemente definito come il cospicuo superfluo. La persona che sbandiera di essere una buona persona o una grande persona non è né buona né grande. Se sbandieri ai quattro venti la tua abbondanza mediante esibizioni sontuose e inutili, mostrerai in realtà che sei una persona a buon mercato nella mente, dopo tutto. Manifesterai una povertà d'animo che prima o poi diventerà povertà del corpo. Le persone che sono le migliori avranno il meglio. Ma esse non lo devono né ostentare né sfoggiare. Coloro che fanno tutti gli sforzi per manifestare agli altri che hanno il meglio e sono il meglio, riescono soltanto, in realtà, a mostrare la loro debolezza e a manifestare che non sono i migliori. Ottieni il meglio di tutto, non perché vuoi dimostrare alle altre persone che sei un vincente, che ce l'hai fatta o che sei migliore o a un livello superiore del loro, ma perché tu sei in armonia con il meglio. Sii certo, perciò, di essere in armonia con il meglio. Sii sicuro, intendo dire, di sbarazzarti della sensazione e del pensiero che ci sia qualcosa di stravagante nel cercare di ottenere il meglio di tutto. Respingi del tutto e per sempre l'idea che non puoi permettertelo. Tu puoi permetterti tutto. C'è abbondanza a sufficienza per tutti e c'è sufficiente meglio per tutti. Devi toglierti completamente dalla mente qualunque residuo della vecchia idea che la povertà o la parsimonia intesa nel vecchio senso siano qualcosa di lodevole. È necessario che tu ti sbarazzi completamente dell'idea che per ottenere qualcosa devi sempre sacrificarti, che sia sempre necessario che tu pratichi abnegazione, nel senso di dover continuare a tirare avanti senza poter raggiungere e ottenere il meglio, rassegnandoti a sopravvivere senza mai poter ottenere ciò che rende la tua vita veramente completa. Tutte queste cose appartengono al vecchio pensiero e non trovano posto nel nuovo pensiero. Parla di ricchezza, di salute e di progresso, e ricerca e ottieni il meglio di tutto. È cosa buona acquisire e mantenere un surplus economico in modo da poter approfittare di qualsiasi nuova opportunità, ma non entrare nell'atteggiamento mentale di dover mettere da parte risorse per i giorni di pioggia. Se tu vivi in modo corretto, pensi in modo corretto e agisci in modo corretto, non ci sarà mai un giorno di pioggia per te. Se fai provviste e metti via per il giorno di pioggia, impressionerai il subconscio con la paura che arriverà il giorno di pioggia, con l'idea della debolezza e della mancanza. E così, ripetendo questo tipo di atteggiamento, potrai tu stesso provocare il giorno di pioggia. Opportunità di lavoro migliori giungeranno e nuovi investimenti forse saranno richiesti per la tua crescita e la tua abbondanza. È giusto prevederli e prevedere somme di denaro da conservare per quel momento di crescita. Ma non si tratta di risparmio, non si tratta di fare economia. Fare economia,
O vivere una vita frugale nel senso comune significa non fare ciò che si vuol fare per risparmiare. Significa mettere via denaro per timore che arrivino tempi peggiori. Significa privarsi del meglio per sé per paura e accontentarsi di qualcosa che non è il meglio per sé. Questa non è una virtù, è un vizio. Perciò, ottieni il meglio di tutto e armonizza te stesso con il meglio di tutto. Così sarai al tuo meglio per tutto il tuo tempo.